Allora, siamo con Paola Testorica oggi, direttrice generale della direzione Salute e Consumatori della Commissione europea. Dottoressa Coggi, cosa sta succedendo in Europa per quanto riguarda l'emergenza dello scandalo della carne di cavallo? Dunque, questa è una frode che è stata scoperta grazie a dei controlli effettuati dalle autorità e anche dalle compagnie, è stato anche un autocontrollo della compagnia. Purtroppo questa frode sta assumendo delle grosse dimensioni. Oggi abbiamo di già 16 paesi dell'Unione Europea che hanno ricevuto queste lasagne, che sono potenzialmente, diciamo, mal etichettate o etichettate, cioè, con una falsa etichetta. Perché noi immediatamente abbiamo potuto ricostruire, diciamo, la catena di distribuzione, cioè sapere e identificare che la carne di cavallo veniva in pezzi dalla Romania, veniva trasportata in Francia, dove in Francia veniva lavorata, quindi molto macellata e tritata, poi andava a un produttore di lasagne in Lussemburgo. L'Italia non è in questi paesi. In Italia è successo che diciamo, le industrie stesse hanno cominciato a fare dei controlli sui piatti preparati e, per esempio, è stato scoperto in un piatto, diciamo, preparato in Italia che c'erano delle tracce, diciamo, delle tracce di carne di cavallo. Quello che è stato difficile è trovare quale fase, quale operatore della catena alimentare aveva effettuato la frode, perché la frode è fatta apposta per non essere scoperta. Senta, ci sono delle emergenze sanitarie per quanto riguarda questa frode? Cioè, fino ad oggi questa è soltanto una frode, cioè c'è una falsa etichetta e non c'è rischio per il consumatore. Noi, appunto, per rassicurare il consumatore, la Commissione europea ha lanciato un piano di prelievi, proprio di prelievi sulle carni, sia per scoprire se le carni sono etichettate male o sono etichettate con etichette false, ma anche per controllare la eventuale presenza di sostanze illecite, sostanze tossiche. Si parla di alcuni farmaci utilizzati per i cavalli da corsa. Certo, perché il cavallo, che notare il cavallo è una carne molto sana. Noi paesi del sud, noi mangiamo molto cavallo, l'Italia, la Francia mangiamo cavallo perché è anche una carne sana. Però il cavallo può essere pericoloso perché i cavalli da corsa vengono chiaramente trattati per avere una performance più elevata, quindi vengono trattati con antinfiammatori, vengono trattati con farmaci veterinari. Quindi un cavallo da corsa non deve, che è stato trattato, non può entrare nella catena alimentare. Quindi ecco perché abbiamo chiesto di fare dei controlli di residui, perché se si scopre che qualche carne di cavallo contiene dei residui di medicinali veterinari, vuol dire che è una carne che non doveva entrare, che è una carne, diciamo, illegale e soprattutto che può essere pericolosa per la salute. Cosa deve fare l'Europa e cosa devono fare invece i paesi per quanto riguarda controlli e sanzioni? L'Unione Europea chiede che le sanzioni siano dissuasive e proporzionate, ma non c'è per adesso un obbligo di avere delle sanzioni penali. Quindi la materia è trattata in maniera diversa a seconda dei paesi. In alcuni paesi c'è una sanzione penale, in altri c'è una sanzione amministrativa. Per quanto riguarda i controlli, gli stati membri sono obbligati a fare i controlli. I controlli che vengono fatti per legge sono sempre controlli mirati a scoprire la presenza di sostanze illecite. Cioè il controllo del DNA, che è quello per scoprire la specie, diciamo, non è un controllo che viene fatto per legge. Noi oggi abbiamo deciso di fare questo controllo, ma altrimenti prima, come routine, non veniva fatto. E senta, chi è che controlla se poi i vari paesi fanno questi controlli? Noi, Commissione Europea, abbiamo un corpo di ispettori, abbiamo circa 120 ispettori che non è che fanno essi stessi il controllo sul terreno, ma loro girano per i 27 paesi e fanno delle audit, quindi studiano, vedono come gli stati membri eseguono le loro funzioni di controllo. Quindi noi siamo i controllori dei controllori. Per quanto riguarda quindi i nuovi controlli che adesso la Commissione europea si appresta a fare, pare che ci siano state delle osservazioni contrarie da parte delle autorità italiane. Noi abbiamo deciso un piano di controlli che dura un mese perché vogliamo dare una risposta rapida ai consumatori, vogliamo rassicurare i consumatori. E l'Unione Europea finanzia il 75%, perché questi test sono test costosi che costano fino a 400 euro il test. L'Italia ha detto: per tutta la carne o i cavalli che io importo, non è giusto che i controlli li faccia io, dovrebbe farli il paese esportatore.
Noi però abbiamo insistito che è più facile che il controllo venga fatto al macello sui cavalli o venga fatto alla distribuzione per quello che riguarda i piatti preparati. Il consumatore europeo vuole sempre di più un'etichettatura che sia il più comprensiva possibile, ma è possibile mettere tutte queste informazioni in etichetta? Per adesso è obbligatorio per legge indicare l'origine della carne soltanto sulla carne di manzo. L'anno prossimo entrerà in vigore anche l'obbligo per la carne delle altre specie, cioè il pollame, i maiali, le pecore, le capre. Origine cosa vuol dire? Origine significa sapere dove l'animale è nato, dove è stato allevato e dove è stato macellato. Quello che è più difficile, che stiamo studiando e presenteremo un rapporto entro la fine di questo anno, è vedere se si può indicare l'origine della carne quando la carne è un ingrediente. Nel caso delle lasagne la carne è un ingrediente. Chiaramente è possibile perché l'operatore la conosce, ma indicarla in etichetta può essere una cosa molto costosa, ma se il consumatore lo vuole, diciamo, noi siamo anche pronti a introdurla. Per ora stiamo studiando i costi e la fattibilità. E la carne prodotta in Bulgaria è la stessa che viene prodotta in Veneto, per esempio? Le norme igienico-sanitarie sono le stesse nei 27 paesi. Quindi io mi sento di dire che oggi la carne prodotta in Bulgaria è sicura come la carne prodotta in altri paesi. Però è vero che il consumatore in genere preferisce consumare un prodotto che origina il proprio paese, questo è inevitabile, è un sentimento normale, diciamo, anzi è un sentimento che non si può certo criticare. A livello della sicurezza, la carne che è prodotta in Europa è una carne che ha le stesse garanzie di sicurezza. A quando risale l'ultimo caso simile? Questa è un'emergenza, non è un'emergenza sanitaria, quindi non c'è un rischio, quindi bisogna dire al consumatore, mi sento di dirlo, di fronte a queste emergenze la prima reazione deve essere la truffa è stata trovata perché i controlli ci sono. Quello che diciamo è grave dal punto di vista della salute pubblica è quando queste emergenze invece hanno un aspetto sanitario. Ricordiamoci la crisi della verdura in Germania, che si pensava inizialmente che fossero dei citrioli, che aveva causato più di 50 morti. Per fortuna, di queste emergenze che vanno al di là del confine di un paese, che quindi diciamo, vanno a colpire tanta gente o anche tanti prodotti, ce ne sono poche. Invece quello che succede, è che quello che succede ogni settimana, noi ogni settimana col nostro sistema di allerta, noi siamo informati del ritiro dal mercato di certi prodotti. Noi immediatamente informiamo gli altri paesi e il prodotto viene ritirato, quindi noi interveniamo e li ritiriamo dal mercato immediatamente. Purtroppo a volte queste contaminazioni e emergenze prendono delle dimensioni sovranazionali, addirittura a livello europeo. Comunque niente a che vedere quindi con le emergenze passate dell'aviaria piuttosto che della mucca pazza. Cioè niente a che vedere con le emergenze del passato, cioè niente a che vedere con l'emergenza, come dicevo, delle Escherichia coli, che ha provocato morti e danni permanenti a molte persone.